È un attestato che ci onora, però questo attestato va dedicato a tutto il comando di Arezzo, dal comandante al funzionario, al capoturno, a tutti quanti, perché anche loro hanno partecipato a questo soccorso, un intervento rilevante, diciamo. Com'è stata quella quarantena così speciale in caserma? È stata una cosa particolare, soprattutto perché, diciamo, erano i primi momenti, sì. Però è passata bene, fortunatamente è andato tutto bene. E quindi, dai, mettiamo che è una cosa da ricordare anche quella, sì. Come si sono comportati i vostri colleghi quando voi eravate in quarantena in caserma? No, si sono comportati bene, ci hanno assecondato in tutto, qualunque richiesta gli facevamo, loro erano lì presenti. Veramente da amici come fratelli, veramente. Avete avuto paura? Erano i primi momenti che si sentiva parlare di Covid? Sì, più che altro per le famiglie, abbiamo avuto paura per le famiglie perché da un momento all'altro ci hanno sballottato in una dimensione che non era nostra. Questo. Ecco, dalla paura oggi si passa, insomma, alla gioia e all'orgoglio, ecco, di ricevere questo premio. Orgoglio, sì, molto orgoglio per chi come noi e per chi come tutti i pompieri comunque si sente questa divisa cucita addosso, ecco. Orgogliosi di far parte di una grande famiglia e del lavoro che facciamo tutti i giorni, ecco. La pandemia non è finita, quindi il lavoro prosegue, ma bisogna proseguirlo con i dispositivi di sicurezza. Certo, sempre e comunque, insomma, in tutti i casi, soprattutto per noi. Dispositivi di sicurezza, chiaramente, che non sono solo le mascherine per noi, ma tutte quello che noi usiamo quotidianamente per soccorrere i cittadini, insomma.